Secondo giorno di Vinitaly, della 54esima edizione per la precisione, siamo all'interno del padiglione numero 12 che ospita lo stand Abruzzo, alle nostre spalle l'enoteca regionale già dalle prime ore del mattino molto attiva. Insieme a noi abbiamo Valentino Di Campli, il presidente del consorzio dei vini d'Abruzzo. Secondo noi si può già fare un punto perché abbiamo visto che il padiglione numero 12 è molto visitato. Chiaramente c'era molta attesa, oggi è il giorno più importante, oggi e anche domani, per cui siamo, come dire, contenti della presenza e anche della tipologia di persone che stanno frequentando il nostro padiglione. Per quanto riguarda il contrassegno di Stato, ecco, sono tutti numeri positivi e questo è il vero orgoglio perché vuol dire che anche nei momenti di difficoltà l'Abruzzo ha lavorato bene. Sì, siamo contenti di questo, infatti con il contrassegno di Stato che dà la massima garanzia dei prodotti denominazione di origine controllata d'Abruzzo, oggi abbiamo una crescita costante, addirittura più 25% nei primi 2 mesi del 2022, dopo un 2021 anno Covid comunque in crescita rispetto al 2020, quindi un trend decisamente positivo. Ed oggi visita istituzionale anche per il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, ha visitato le cantine e poi nell'intervista si è lasciato andare anche a dichiarazioni per il prossimo futuro, soprattutto per quanto riguarda il turismo. 2 anni che sono stati utilizzati bene nonostante la pandemia. Ho fatto i miei complimenti all'assessore e ai produttori per aver costruito questo percorso virtuoso che fa crescere il nostro vino nel mercato nazionale e internazionale. Beat e Vinitaly, due appuntamenti in sinergia per un unico Abruzzo del turismo in estate. Nella nuova programmazione dei fondi europei, la promozione territoriale e il marketing sarà molto ma molto presente. E completeremo appunto un percorso che purtroppo ha sempre, diciamo che di cui purtroppo l'Abruzzo ha sempre scontato il deficit di scarsa presenza, scarsa promozione, scarsa visibilità e conoscenza del prodotto Abruzzo.